Dopo 17 anni consecutivi, l'Inter rischia di non partecipare a una Coppa Europea. A tradire i nerazzurri il campo nemico di San Siro, dove nelle ultime 6 partite hanno raccolto la miseria di 3 punti con 2 soli gol all'attivo. Il cambio d'allenatore, il passaggio da Orrico a Suarez, la zona prima e il modulo a uomo poi, tutte quisquiglie pinzillaccare, come direbbe Totò, perché quando i giocatori non giocano o lo fanno male, alla fine i risultati non arrivano e le contestazioni, violenta e ormai consueta quella al presidente Pellegrini, fioccano. Oggi, con la Cremonese, soltanto Bremer è riuscito a strappare applausi. Come libero è stata una garanzia, anche forse per il futuro. Per il resto, normale impegno, qualche occasione e troppi errori. Berti spesso al posto giusto con la mira sbagliata e approssimazione. Guardate Klinsmann. Con Dino Baggio e Desideri smarriti a centrocampo e Ferri e Bergomi non certo tranquilli contro le accelerazioni grigiorosse, ecco il crollo interista nella ripresa, con l'azione del plastico gol di De Zotti ad ammutolire i tifosi nerazzurri, proprio nella domenica del trionfo milanista, e ad esaltare i cremonesi, che non vincevano in trasferta da 13 mesi. Poi una traversa di Berti. E, in contropiede, De Zotti che spinge Zenga al fallo per trafiggerlo nel rigore del clamoroso 2-0. Ed ora le lacrime di Suarez, le smorfie di Berti e la gioia di De Zotti. Purtroppo, ripeto, non so cosa ci succeda qui. Queste partite, non c'è verso di fare un gol, non c'è verso di... Sì, dopo che passa un po' la partita siamo tutti come rassegnati, come... Sì, come... Siamo come sicuri di che non va oltre allo 0-0. Oggi direi che è uno delle tante parentesi negative di quest'annata. È andata malissimo. Vorrei trovare una squadra di Serie A prima di tutti, e questo i dirigenti della Cremonese lo sanno.